Jesus Cristo, sempre laudetur, sempre laudetur, carissimi amici del Cammino dei Tre Sentieri e di Cooperatore Sveritati, si ben ritrovati alla rubrica La Buona Battaglia del professor Corradonier. La Buona Battaglia, cioè l'apologetica, difendere la verità della fede perché la fede è vera ed è anche la verità, perché il nostro Signore Gesù Cristo. E dicevamo proprio oggi con, con Dorotea, professore, quanto sono abili, davvero, come ha detto Nostro Signore, i figli delle Tenebre sono veramente assoluti come riescono davvero a raggirare i fatti a loro vantaggio, fatti creati da loro, così eh, terribili, di cui anche oggi lei ci parlerà, eppure eh, sono riusciti a usarli a loro vantaggio contro la Chiesa Cattolica. Eh, la caccia alle streghe, eh, gioco forza, no Dorotea? Accusare sì, la Chiesa di misoginia. Eh. Sì, volevamo ecco prima presentare eh, per chi magari qualche collegato nuovo, innanzitutto salutiamo quanti si stanno collegando sia dal sito appunto e eh, dal canale di YouTube, no Esther, siamo collegati con... Con il Cammino dei Tre Sentieri, Cooperatore Severitatis, siamo anche su Facebook. Ecco, quindi diamo il benvenuto a quanti si stanno collegando. Ricordiamo che il professor Corradoniere ha anche una rubrica. E sul, sul web proprio sul sito che è il cammino dei tre sentieri e ogni giorno offre spunti di meditazione ma c'è anche la meditazione se la cosa può interessarvi del catechismo della chiesa e quindi c'è proprio una rubrica io la sto seguendo dove periodicamente viene ci sono delle riflessioni ecco e, e poi questi. Un al sì. eh, professore, di catechismo un, sì. un commento al catechismo di San Pio X, sì, che cura esatto. Pier Francesco Nardini, sì. Esatto. Ecco, quindi se volete, ecco, andate lì e troverete molto, molto materiale interessante. Ecco, noi ci stiamo prendendo un po' questi minuti per dare modo anche a voi di collegarvi. Infatti, grazie al cielo, stiamo vedendo che i numeri cominciano a crescere. E allora, professore. Qui eh, c'è un problema anche di storia, no? eh, anzi è storico il problema, perché eh, alla Chiesa cattolica soprattutto l'invenzione della stampa è stata una gran bella cosa e guai a rinunciarci, no? Certo. però è stato anche strumento molto facile ai nemici della Chiesa, il demonio ne ha approfittato subito per seminare. Tante di quelle menzogne che è stata rifatta una certa storia, soprattutto dal 1700-1800, una storia contro la Chiesa cattolica. Noi abbiamo già affrontato la questione delle torture, la questione dell'Inquisizione, e col professor Manetti stiamo affrontando anche la questione della civiltà cattolica, delle eresie, e così via. E adesso siamo approdati, come dicevamo l'altra volta, che eh, ci ha fatto sempre con lei un bellissimo incontro. Le streghe. Andiamo a caccia di queste streghe. Che cosa è successo? Quindi adesso lasciamo la parola a lei. Ricordiamo a quanti ci stanno seguendo che al termine chi volesse fare qualche domanda sull'argomento, quindi dovete ascoltare, la può fare, il professore potrà rispondervi, altrimenti polemiche non le accetteremo bene. A lei professore, grazie infinite. Bene, io eh, ringrazio voi per l'invito, cooperatore Veritatis, e eh, ringrazio anche tutti coloro i quali adesso eh, si accingono ad ascoltarmi. Eh, cercherò di fare un inquadramento generale in merito al fenomeno storico della caccia alle streghe mettendo in evidenza ciò che è vero e ciò che invece è falso, perché come si diceva giustamente in sede di presentazione, la storiografia dominante, cioè quella storiografia che poi fondamentalmente alimenta i libri di testo e anche il nostro immaginario collettivo, diciamo così, è una storiografia post-illuministica, quindi è una storiografia che in realtà cerca di leggere in maniera estremamente negativa tutto ciò che attiene alla civiltà cristiana. E eh, nello stesso tempo di leggere invece in maniera positiva ciò che non attiene alla civiltà cristiana. E in merito alla caccia, de, alla caccia alle streghe, una delle accuse che solitamente si fanno è che la Chiesa cattolica, l'Inquisizione cattolica, avrebbe avuto delle gravi responsabilità. Allora vediamo un po' se questo è vero. Eh, io. Con a ripetere cercherò di esaurire l'argomento, ovviamente tenendo presente che abbiamo poco tempo a disposizione, quindi cercherò di essere quanto più schematico possibile. Poi eventualmente in sede di dibattito successivo, se qualcuno volesse fare qualche domanda di approfondimento, compatibilmente alle mie possibilità, cercheremo. Cercherò di rispondere. Allora partiamo sempre da una declaratio terminorum, cioè da una spiegazione dei termini. Che cosa dobbiamo intendere per stregoneria? Che cos'è la stregoneria? Ecco, con il termine stregoneria si intendono tutte quelle pratiche e rituali facilitanti la relazione con il demonio per ottenere da questo, cioè dal demonio, determinati effetti. Quindi è evidente che nel momento in cui noi eh, partiamo da questa definizione, cioè stregoneria, ecco, possiamo rispondere in questo modo. Attenzione che questo tipo di risposta che coinvolge eh, la persona del demonio, perché si dice si intendono tutte quelle pratiche, rituali facilitanti la relazione con il demonio, ebbene questo tipo di risposta è una risposta che possiamo in considerazione tanto partendo da un atto di fede così come è giusto che sia e quindi tenendo presente l'esistenza eh, del, del demonio quanto anche non partendo da un atto di fede perché eh, anche coloro i quali diciamo non eh, avessero eh, Convinzioni agnostiche o addirittura ateistiche, eh, nel momento in cui vanno ad analizzare, a studiare storicamente il fenomeno del, della stregoneria, non possono prescindere da questo fatto. Cioè, eh, le streghe e anche gli stregoni, perché poi parleremo anche di questo: cioè i maschi, le streghe e anche gli stregoni, in realtà facevano tutto quello che ritenevano opportuno fare. Eh, affermando che eh, di collaborare, di utilizzare dei rituali eh, che avevano ricevuto, dei poteri che avevano ricevuto dal, dal demonio stesso. Quindi, ripeto, con il termine stregoneria si intendono tutte quelle pratiche rituali facilitanti la relazione con il demonio per ottenere da questo determinati eh, effetti. Allora, eh, entriamo subito un po' nel discorso e vediamo di eh, individuare quelli che sono i falsi storici in merito alla caccia alle streghe. Il primo falso storico è questo, la caccia alle streghe come fenomeno tipicamente medievale. Cioè si dice che la caccia alle streghe abbia riguardato come fenomeno storico soprattutto i secoli del Medioevo. D'altronde nell'immaginario un po' di tutti, no? quando si pensa alla caccia alle streghe eh, e si immagina appunto qualche scena che si colleghi appunto alla caccia alle streghe, immediatamente questa scena viene ambientata nei secoli, nei secoli del Medioevo. Ma questo è un falso. È un falso. Il noto storico del Medioevo, Jacques Le Goff, che molti di coloro i quali mi stanno ascoltando forse conosceranno, quindi, stiamo parlando di uno dei più eh, famosi eh, storici del Medioevo che ha avuto anche grandi meriti nel recuperare il Medioevo pur avendo delle convinzioni, diciamo sul piano personale molto discutibili, ebbene, dicevo, il noto storico del Medioevo Jacques Le Goff mette in guardia dall'attribuire al Medioevo il fenomeno della caccia alle streghe. Infatti, il fenomeno della caccia alle streghe riguardò gli anni del Rinascimento e della prima modernità in Europa e oltreoceano. A proposito proprio di oltreoceano, famosi sono i processi svoltisi per esempio a partire dal maggio del 1692 nella cittadina americana di Salem. Ma perché viene accusato il Medioevo? Perché quando si parla della caccia alle streghe solitamente si afferma che fu un fenomeno medievale? L'equivoco in realtà è dovuto al fatto che nel Medioevo sorse l'Inquisizione. Infatti, vi ricorderete chi ha seguito anche la mia relazione sull'Inquisizione, sempre da questo canale e da questi canali, si ricorderà che l'Inquisizione, in realtà, nacque nel basso Medioevo. E quindi dicevo: l'equivoco è, è dovuto al fatto che nel Medioevo sorse l'Inquisizione, la quale però era deputata ad estirpare le eresie, in particolar modo l'eresia ariana. Ma l'Inquisizione non si interessò mai, mai della stregoneria. Al di là di, quello, di quel famoso testo che è il Malleus maleficarum, di cui parleremo successivamente, in realtà l'Inquisizione ebbe molto, ma molto poco a che fare con la stregoneria e con la caccia alle streghe. Va detto che nel Medioevo non attecchì la paura della stregoneria. Grazie soprattutto all'opera della Chiesa Cattolica. E qui adesso faccio degli esempi per farvi capire come in realtà non si può identificare il fenomeno della caccia alle streghe, la paura nei confronti delle streghe nel periodo medievale. Addirittura già in periodo longobardo, quindi siamo nell'alto medioevo, no? Perché l'alto medioevo. Parte dalla fine dell'impero romano d'occidente, 476, per arrivare al 1000, e poi dal 1000 in avanti abbiamo il basso Medioevo. Ebbene, già in periodo longobardo, il famoso editto di Rotari, siamo nel 643, quindi nel VII secolo, ammonisce contro l'uccisione di una strega, cioè contro il fatto che si possano eh, perseguitare e si possono addirittura uccidere le streghe. Al XII secolo risale un famoso documento che è noto come decreto di Graziano, precisamente dell'anno 1140. Ebbene, questo decreto di Graziano elenca le norme giuridiche della Chiesa latina dopo la separazione da quella bizantina. E in questo documento si prescrivono punizioni lievi per coloro che praticano la superstizione e si rivolgono a falsi riti, punizioni come l'esclusione dalla comunione eucaristica per un certo tempo, o al peggio la scomunica. Quindi non si parla affatto nel decreto di Graziano, siamo nel XII secolo, precisamente l'anno il 1140 di condanne a morte per eventuali streghe. A questo si aggiunge che il livello teologico della Chiesa medievale era altissimo. Molti inquisitori eh, si erano formati in università come quelle di Parigi, di Bologna, di Oxford e di tante altre e diventava pertanto difficile credere i racconti che affermavano che le streghe, grazie al potere ricevuto da Satana, Riuscissero, per esempio, a ridare la vita agli animali, quando si sa che teologicamente il demonio può fare prodigi ma non può operare miracoli e risuscitare dalla morte è un miracolo, non un prodigio. Eh? Quindi, nel Medioevo. Gli inquisitori erano persone preparatissime sul piano teologico, perché l'inquisizione veniva affidata a persone che erano molto preparate sul piano teologico. E allora quando c'erano queste voci secondo cui addirittura c'erano delle streghe che riuscivano a ridare la vita agli animali morti, eccetera, e si sapeva benissimo che non erano fatti reali. Non erano fatti reali né tantomeno attribuibili al demonio, perché il demonio sul piano teologico, lo sappiamo molto bene, può operare prodigi ma non può operare miracoli. Eh, e dare, ridare la vita a qualche cosa che è morto, come per esempio un essere umano o un animale, è un miracolo e non è un prodigio. Ci furono poi alcuni concili nel Medioevo che misero in guardia dal farsi prendere da questa paura nei confronti della stregoneria. Addirittura tacciarono questa paura nei confronti della stregoneria come una sorta di reminiscenza pagana, di qualche cosa che ancora di pagano persisteva e che doveva essere spunto, che doveva essere eliminato. Eh, io adesso vi, faccio, vi elenco alcuni concili dove si parla appunto di questo e di come bis bisognava evitare qualsiasi paura nei confronti della stagoneria. Il concilio di Braga, siamo addirittura nel 560, Braga in Portogallo, eh, quindi siamo nel VI secolo, Alto Medioevo. E poi il Concilio di Lione dell'840, siamo ancora nell'Alto Medioevo, il Concilio di Rouen nel 1189, siamo già nel Basso Medioevo e il Concilio di Parigi del 1212. Tutti questi concili, eh, hanno, fanno riferimento anche alla paura nei confronti della superstizione, dell'estrovineria, eccetera, che deve essere bandita eh, dai cristiani. cioè I cristiani non devono pensare a questo, non devono farsi prendere da nessuna, fobia, da nessuna fobia nei confronti di queste cose. Quindi abbiamo detto: il primo falso è che la caccia alle streghe sarebbe stato un fenomeno tipicamente medievale, soprattutto presente nel Medioevo. Non è così, la caccia alle streghe fu un fenomeno che avvenne dopo, che avvenne quando il Medioevo terminò e agli albori, agli albori della modernità. Secondo falso, la caccia alle streghe avrebbe riguardato soprattutto i paesi cattolici, cioè i paesi a tradizione cattolica, a maggioranza cattolica. Questo è un altro falso che va assolutamente eh, confutato. La caccia alle streghe riguardò soprattutto i paesi protestanti, piuttosto che i paesi cattolici. Lo storico Thurston dice che a Roma... Ci fu un solo giustiziato per stregoneria, un solo giustiziato per stregoneria, e questo avvenne nel 1412, quindi capite bene che nel 1412 siamo già nel 15 secolo, quindi quando il Medioevo di fatto, di fatto, è finito perché è vero che manualisticamente parlando, noi facciamo terminare il Medioevo con la scoperta dell'America 1492, però tenete presente che il XV secolo, ma già la seconda parte, la seconda metà del XIV secolo, già siamo eh, eh, dopo il Medioevo, dopo la mentalità medievale. Vedete c'è eh, è importante una enciclopedia che si chiama proprio l'enciclopedia della stregoneria in quattro volumi, curata da uno storico che è assolutamente importante per capire il fenomeno della stregoneria e quindi anche relativamente il fenomeno della caccia alle streghe, che è Richard Golden, il quale ha avuto grandi meriti soprattutto per confutare certi luoghi comuni della storiografia dominante. Questa enciclopedia, eh, l'enciclopedia appunto dell'astrocorreria che è in quattro volumi, raccoglie ben 170 contributi di specialisti di ogni parte del mondo. Vi faccio alcuni nomi, Harry Kamen, Brian Levak, Gustav Henningsen, questo Gustav Henningsen è un altro storico molto importante, lui è un danese, che ha fatto delle ricerche proprio uh, utilizzando uh, il la, la software. Particolari e ha messo in evidenza come in realtà le cifre del condanne a morte per stregoneria fossero molto, molto esigue, quindi molto lontane rispetto a certe cifre di eh, luoghi comuni storiografici. Quindi dicevo, Gustav Henningsen, André de Coll. Oscar di Simplicio, Gabriella Zarri, Marina Montesano. Marina Montesano insegna all'Università di Genova e anche lei ha, ci ha fornito contributi molto interessanti in merito alla caccia alle streghe. Quindi questo è un riferimento bibliografico importante per cercare di orientarsi adeguatamente, opportunamente, correttamente in questo fenomeno. Riguardo alla responsabilità cattolica, quindi stiamo nell'ambito di questo secondo falso, stiamo sconfutando questo secondo falso, secondo cui eh, la caccia alle streghe avrebbe riguardato soprattutto paesi cattolici, invece riguardò soprattutto paesi protestanti. Bene, riguardo alla responsabilità cattolica, si legge in quest'opera, appunto, nell'enciclopedia della stregoneria che essa è da ridimensionare, ridimensionare notevolmente. Per esempio, tra gli equivoci che vengono perpetuati, vi è quello di affermare che la maggiore eh, responsabilità della caccia alle streghe sia stata proprio l'Inquisizione cattolica. Non è così. Certamente vi fu, come abbiamo citato prima, il Malleus Maleficarum, un manuale per inquisitori scritto nel 1483 da Due Domini Kramer, ma al di là di questo il ruolo dell'Inquisizione fu assolutamente relativo. Eh, proprio nell'Enciclopedia della Stregoneria dell troviamo scritto così, adesso cito alla lettera, l'Inquisizione portoghese, quindi si fa riferimento all'Inquisizione cattolica ovviamente, l'Inquisizione portoghese, spagnola e romana, non solo non si sono macchiate della repressione delle streghe vere o presunte, ma hanno addirittura, evitato, hanno addirittura evitato lo scatenarsi delle cacce alle streghe durante il XVI e il XVII secolo nel Sud Europa, cosa che purtroppo non è avvenuta nel Nord Europa e anche oltreoceano, dove effettivamente il fenomeno della caccia alle streghe fu abbastanza consistente. Ma nei paesi, torno a ripetere, protestanti piuttosto che cattolici. Dunque non c'è alcuna prova che l'Inquisizione cattolica, già utilizzata per combattere l'eresia catara, sarebbe stata impiegata successivamente contro le streghe. Tale affermazione lo si deve invece allo storico Étienne Léon de Lamotte Langon. Che nel 1829 avrebbe falsificato documenti per fornire certificazione alla sua tesi. Quindi si deve soprattutto a questo storico Etienne Léon de Lémoté Langon, vissuto nel XIX secolo, l'amplificazione diciamo, del falso, secondo cui la caccia alle streghe fu un fenomeno, soprattutto dei paesi cattolici. E un fu un fenomeno che riguardò soprattutto l'Inquisizione cattolica. Richard Golden, lo storico di cui abbiamo parlato prima, che di fatto dirige e ha diretto questa enciclopedia della stregoneria, dice così: cito anche qui parole proprio precise di Richard Golden: Nelle terre dove regnava la legge dell'Inquisizione cattolica, vi furono meno vittime rispetto ad altre regioni d'Europa. Questo si deve al fatto che le tre Inquisizioni applicavano regole omogenee ovunque. In Germania, invece, dove si ebbe il numero più alto di streghe uccise, in Germania, la realtà era opposta. Ognuno degli oltre 300 principati e staterelli aveva un sovrano con un suo tribunale. I tribunali laici del nord, continua Golden, e del centro dell'Europa condannarono a morte molte più streghe di quanto fecero quelli dell'Inquisizione cattolica romana e qui termina la citazione di Richard Golden. E per finire, su questo punto relativamente alla confutazione di questo secondo falso, eh, la storica Mary Wiesner Hanks, nel suo Le donne nell'Europa moderna, parla di un piccolo numero di condanne accertate in Spagna una sola in Portogallo e nessuna per quanto riguarda l'Inquisizione romana. Ecco quindi eh, abbiamo confutato anche questo secondo falso, secondo cui la caccia alle streghe sarebbe stato soprattutto un fenomeno dei paesi cattolici attribuibili all'inquisizione cattolica. Ma poi c'è un terzo falso, eh, che, se volete, è quello ancora più consistente. C'è il falso secondo cui. Sarebbero state milioni, milioni eh, le streghe mandate al rogo. E allora vediamo un po' di eh, orientarci all'interno di questo falso, per ovviamente confutarlo. Quante, quante sono state le persone giustiziate per stregoneria? Centinaia di migliaia? o milioni come appunto affermano alcuni luoghi comuni storiografici. La cifra oggi affermata dagli storici, anche se oscillante, è ben lontana, molto ben lontana dai 6 o 9 milioni di streghe, ma anche, che solitamente si dice che ci siano state come condanne, ma anche dalle 100.000 vittime di cui parla per esempio Voltaire. Storici contemporanei che hanno particolarmente studiato il fenomeno della caccia alle streghe, tra cui il già citato Richard Golden, incrociando i dati disponibili, propende per una cifra che va dalle 30.000 alle 40.000 vittime, però attenzione, in circa 350 anni. Certo, è una cifra considerevole, ma comunque una cifra molto minore se paragonata ai milioni di morti delle grandi rivoluzioni e delle guerre dell'Ottocento e delle stragi del Novecento. E in ogni caso non tale da giustificare la definizione di genocidio né tantomeno di olocausto, perché. Tenete presente che si è parlato anche di questo, cioè si è parlato de, si, della caccia alle streghe come un vero e proprio genocidio, come un vero e proprio olocausto, ma assolutamente le cifre che noi abbiamo adesso non giustificano nella maniera più assoluta l'utilizzazione di queste definizioni. Ma torniamo alla cifra di 6 trattino 9 milioni di streghe uccise: a che cosa si deve questo falso? A chi è attribuibile questo falso? In realtà si tratta di una mistificazione che risale al 1791. Vedete come un po' tutto torna, no? 1791, quindi XVIII secolo, siamo in, in pieno periodo eh, illuministico, eh, al termine un po' del periodo illuministico, ma di fatto periodo illuministico. Quando l'illuminista tedesco Gottfried Christian Volk scrisse un pamphlet contro Voltaire, attaccando Voltaire, che invece si era limitato, secondo lui, a parlare solo di 100.000 streghe uccise. Dal momento che Voltaire aveva parlato di 100.000 streghe uccise, e già Voltaire voleva esagerare, e poi si è avuto questo riscontro con la storiografia contemporanea. che Messo, ha dimostrato che in realtà la cifra è molto minore rispetto a 100.000, allora si volle attaccare Voltaire, questo Gottfried Christian Fuchs scrisse un pamphlet attaccando Voltaire dicendo ma che 100.000, addirittura si deve parlare di milioni e milioni di eh, morti. Ora, eh, abbiamo visto questi tre falsi, li abbiamo confutati. Ripeto, il primo falso, la caccia alle streghe come fenomeno tipicamente medievale, non è così. Il secondo falso, la caccia alle streghe come fenomeno che, av che avrebbe riguardato soprattutto i paesi cattolici, non è così. E il terzo falso, milioni di streghe mandate a Rogo, e non è affatto così. Eh, va detto che eh, ci sono delle interpretazioni in merito. A questo, um, a questo fenomeno della caccia alle streghe. Allora io individuo tre interpretazioni possibili. Le prime due, che adesso vi andrò ad elencare eh, e cercherò di eh, spiegarvele al meglio, sono interpretazioni false. La terza interpretazione è quella che invece è eh, maggiormente da seguire. Allora l'interpretazione falsa. Falsa, eh, la prima interpretazione falsa è quella che vuole eh, l'invenzione della strega e quindi anche la motivazione preponderante alla base della caccia alle streghe come espressione di una cultura maschilista. Eh. In realtà si è interessato molto a questo fenomeno della caccia alle streghe la cosiddetta storiografia femminista. Eh. Eh, Questa interpretazione insomma, di cui io sto parlando è sostenuta soprattutto da studiose femministe e afferma che le streghe fossero depositarie, siano state depositarie di una medicina in competizione con due categorie che si andavano. In quel periodo professionalizzando da una parte i medici e dall'altra il clero, e quindi le accuse di, di stregoneria sarebbero state una risposta, eh, sarebbero state una risposta a questo mutamento, e in un certo qual modo per ostacolare questa assunzione di potere da parte del genere, da parte del genere femminile. Quindi, una lettura del fenomeno della stregoneria della caccia alle streghe come espressione di una, di una paura diffusa, bene, tutto questo sarebbe stato l'esito di una cultura maschilista che voleva in un certo qual modo frenare l'avanzata di alcune donne che, conoscendo particolari cose che potevano... Essere utili sul piano, per esempio, della medicina, sul piano della cura del corpo, eccetera, eccetera, andava poi a scalzare il potere maschile, eccetera. No, insomma, il, il noi poi sappiamo che il femminismo è l'applicazione sul piano dei generi sessuali del principio, del principio della lotta di classe, no? del conflitto della lotta, della lotta di classe. Nel 1990, il film femminista The Burning Times. Parlò della caccia alle streghe come un vero e proprio olocausto femminile. Eh, vedete, torna questa definizione di olocausto. Eh, Nell'enciclopedia però della stregoneria, che abbiamo citato prima, quella curata da Richard Golden, a cui hanno partecipato ottimi storici, leggiamo che ormai non è più sostenibile la tesi di una associazione univoca fra vittima della caccia alle streghe e sesso femminile. Cioè, oggigiorno dagli studi che si possono fare su questo fenomeno della stregoneria salta, salta il rapporto univoco, cioè il collegamento univoco tra stregoneria e strega. Cioè, non, la stregoneria non fu un fenomeno che riguardò solamente le donne. Certamente la maggioranza delle vittime furono donne. Ma ricercando si evince che la preoccupazione era combattere la stregoneria come fenomeno e non esclusivamente le streghe, e infatti, e infatti non poche vittime furono anche stregoni, cioè uomini. Se è vero che circa l'80% di coloro che venivano accusate di stregoneria nell'età moderna risultano essere donne, è pur vero che questo non è per tutte le zone, non è per tutte le zone d'Europa. Sia la storica Mary Wiseman Hanks, che abbiamo citato prima, che l'italiana Marina Montesano, docente all'Università di Genova, affermano che in paesi come la Finlandia e l'Estonia circa la metà degli accusati, andandosi proprio a leggere i verbali, erano maschi, non erano donne. In Islanda e in Russia gli uomini erano invece addirittura la maggioranza. E molti svolgevano il mestiere di guaritori, cioè di stregoni, eccetera. Quindi capite bene che questa interpretazione eh, relativa alla storiografia illuminista, secondo cui eh, la caccia alle il, fe il fenomeno della stregoneria prima e poi la caccia alle streghe dopo, siano stati un fenomeno da leggere in chiave maschilista per reprimere una certa promozione femminile, è una tesi che assolutamente è un'interpretazione che assolutamente non regge e quindi è un'interpretazione falsa. Ma abbiamo anche un'altra interpretazione falsa e qui dedicheremo proprio solamente due parole, cioè l'interpretazione secondo cui l'invenzione della strega sia stata una sorta di... Eh, espressione di una cultura economica prevaricatrice. Cioè, qui abbiamo proprio il, la lettura marxiana, no? voi sapete che il, eh, la, 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 la storiografia di stampo eh, marxista e anche di stampo marxiano è una storiografia secondo cui tutti i fatti storici devono essere fondamental, fondamentalmente letti attraverso una griglia di tipo economico e attraverso quel principio di fondo che è il principio della lotta di classe, no? E quindi tra eh, il conflitto tra servo e padrone, per cui ehm, le eresie prima eh, e poi la stregoneria dopo e la caccia alle streghe dopo, eccetera eccetera, ecco tutto deve essere letto in una chiave economica, per cui alla fine queste, queste, le streghe facevano paura perché dietro al fenomeno della stregoneria c'erano delle rivendicazioni sociali che il potere non poteva accettare, che chi era affermato da un punto di vista economico e da un punto di vista potere, di potere politico non poteva accettare questi principi sovversivi che sarebbero stati sottostanti al fenomeno. Della, della stregoneria, ma anche, ma anche questa interpretazione si rivela assolutamente falsa sul piano, sul piano storico. Allora, se queste due interpretazioni sono false, qual è l'interpretazione vera? Cioè qual è l'interpretazione più attendibile? L'interpretazione più attendibile è questa, che la stregoneria, la stregoneria eh, rappresenta di fatto e la paura anche nei confronti delle streghe, e quindi questo atteggiamento un po' fobico nei confronti delle streghe, che anima la caccia alle streghe, sono un po' l'altra faccia, possiamo dire così, l'altra uh, faccia della modernità. Uh, io individuerei due motivi per spiegare perché la caccia alle streghe fu un fenomeno soprattutto rinascimentale e moderno, perché questo l'abbiamo visto, la caccia alle streghe non è qualcosa che riguarda il Medioevo, ma è qualcosa che riguarda gli albori della modernità. E quando la modernità si va sempre più a consolidare, va bene? Eh, perché avviene tutto questo nella modernità? Ecco, io individuerei due motivi. Il primo motivo è di, eh, lo possiamo definire così, di psicologia religiosa. Agli albori della modernità la paura del demonio inizia a trasformarsi in fobia a causa del venir meno delle certezze della fede. Cioè, teniamo presente questo, che c'è una differenza sul piano psicoanalitico tra il timore e la fobia tra la paura ragionevole e la fobia. Facciamo un esempio. Se mi costringono a camminare sul ciglio di un burrone, è giusto che io abbia paura, perché? perché effettivamente è qualcosa di estremamente pericoloso camminare sul ciglio di un burrone. Ma se io non esco di casa, perché mi preoccupo che uscendo di casa mi può cadere qualcosa in testa, e quindi mi sto rintanato in casa, capite bene che qui non stiamo più nel campo della paura ragionevole, ma stiamo nel campo della fobia, che è una paura irrazionale. Allora prendiamo il demonio. Eh, la paura nei confronti del demonio. Nel Medioevo, chiaramente facciamo un discorso di carattere generale, perché poi non possiamo fare un discorso di carattere individuale, no? Facciamo un discorso di carattere generale. L'uomo medievale Aveva paura del demonio, certamente, aveva un sano timore del demonio, ma non ne aveva fobia. Perché non aveva la fobia del demonio? Perché l'uomo medievale era convinto delle verità della fede, cioè traduceva nel suo vivere, nel suo agire, nel suo pensare, nel suo considerare, ehm, le verità di fede in cui credeva in cui credeva graniticamente. E sappiamo benissimo che il cristianesimo ci dice che dobbiamo temere il demonio, ma nello stesso tempo che il demonio è stato sconfitto. Che se siamo con Cristo, se siamo nella grazia di Dio, eh, il demonio può urlare quanto vuole. Vi ricordate l'immagine petrina del cane che abbaiano? E eh, qui è chiaro che il demonio può abbaiare quanto vuole, ma se noi... Noi gli passiamo accanto ed è legato questo cane, noi gli passiamo accanto ma a distanza e può strattonare la catena quanto vuole ma non può farci nulla. Nel mondo moderno, nel mondo moderno inizia la fobia nei confronti del demonio. Vengono meno le certezze della fede e quindi venendo meno le certezze della fede inizia la fobia nei confronti del, di ciò che non, del misterioso. E quindi anche del demoniaco, eh, vedete, aumenta la superstizione. È inevitabile questo, perché noi non dobbiamo leggere, questa è una lettura, eh, anche questo di, di tipo scientista, eh, ma completamente falsa, cioè, quello di leggere l'esperienza le, religiosa e l'esperienza magica, chiamiamole così, come due esperienze contigue, parallele. Non è così. L'esperienza religiosa e l'esperienza magica sono due esperienze alternative. Allora, nel momento in cui l'uomo eh, fa decadere la sua sensibilità religiosa, lì inevitabilmente aumenta la sua sensibilità magica. Cioè è un po' come il sistema dei vasi comunicanti. No? Se io faccio scendere il livello di un liquido in un vaso... Va a aumentare inevitabilmente nell'altro vaso. Infatti, pensiamo alla nostra società, no? alla, alla società contemporanea. Noi abbiamo ormai siamo in una società sociologicamente parlando, si dice non più cristiana, ma post-cristiana, no? e, e basterebbe eh, analizzare alcuni dati per esserne eh, convinti: siamo in una società post-cristiana, ma siamo in una società desacralizzata. In realtà non siamo una società desacralizzata, perché il sacro non viene mai meno nella vita dell'uomo. L'uomo cerca sempre di aggrapparsi a qualcosa, ma nel momento in cui non si aggrappa a ciò che è vero, finisce inevitabilmente ad aggrapparsi a ciò che è falso. Ed ecco perché noi abbiamo, per esempio, una città come... In Italia, in Italia almeno fino a non molto tempo fa, la città che eh, aveva diciamo, più magica, dove eh, c'è una maggiore fruizione del magico, ebbene, non, non è una città del profondo sud, ma è addirittura Bologna, che sappiamo benissimo essere la città più secolarizzata dove in proporzione al numero di abitanti è maggiore il numero di quelli che si rivolgono al, dal, al fattucchiere, si rivolgono alla cartomante, eh, basti pensare per esempio non so, anche alla frizione dell'oroscopo e via discorrendo. Perché l'uomo ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Allora se io caccio il sacro dalla porta, il sacro inevitabilmente rientra, ma rientra in maniera spuria dalla finestra. Per cui... Tornando al nostro discorso, quando nella modernità vengono meno le certezze della fede, quando nella modernità inizia a venir meno l'ossatura cristiana che fonda il vivere civile, inevitabilmente l'uomo inizia ad appassionarsi, ad affascinarsi a ciò che è misterioso, a ciò che è magico, a ciò che è superstizioso. E quindi quel timore, quella paura ragionevole, controllata nei confronti del, dimonio, del demonio, diventa sempre più fobia. Quindi una prima spiegazione è questa, una spiegazione di, eh, riguardante la psicologia religiosa. Poi c'è un secondo motivo, un motivo che se vogliamo è un po' più filosofico. Eh, la modernità che cosa eh, filosoficamente parlando, eh, come la possiamo identificare. Mentre il Medioevo, quindi la civiltà cristiana, eccetera, iniziando con la patristica e poi con la scolastica, il Medioevo si caratterizza nel rapporto armonico, nel rapporto di collaborazione tra ragione e fede, no? Basti pensare a quelle due frasi chiave della filosofia naturale cristiana, no? Che già vengono affermate da Sant'Agostino e poi successivamente da Sant'Anselmo e poi da Sant Tommaso, no? Intelligo creda, ma c'è cioè ragione per credere, ma significa per poter meglio credere, e credo intelligam, no? Credo per poter meglio ragionare. Quindi tutta la filosofia naturale cristiana si fonda sul rapporto armonico di collaborazione tra ragione e fede. La modernità invece separa la fede dalla ragione e la ragione dalla fede. Eh, inizia la il cosiddetto principio della doppia verità e via discorrendo per poi arrivare al razionalismo cartesiano eccetera. ora questo che cosa ha fatto sì? che la modernità eh, fosse costituita di fatto da un mondo filosofico da due correnti Una cor un po' come esiste nel, nel rubinetto del lavabo no? la corrente fredda quindi l'acqua fredda e la corrente calda l'acqua calda la corrente fredda è il razionalismo, che è tipico della modernità, che poi sfocia nel materialismo. Ma poi c'è anche la corrente calda, che è il fideismo, che poi diventa irrazionalismo, che poi diventa culto nei confronti della magia, fascino nei confronti della magia. E molte volte, vedete, nella modernità, queste due correnti, cioè il razionalismo da una parte e l'irrazionalismo dall'altra, convivono fin anche negli stessi personaggi. Ecco, prima ho citato Cartesio. Pochi sanno che Cartesio eh, viaggiò moltissimo, ma viaggiò moltissimo non solo per motivi, tra virgolette, culturali, ma perché lui aveva un'ossessione, aveva una fissazione. Cioè, eh, si parlava molto della fantomatica, perché poi in realtà non esisteva, ma fu una costruzione a Tolino per Determinate motiva motivazioni politiche lui girava l'Europa perché voleva trovare la fantomatica confraternita dei Rosa Croce e lui voleva entrare in questa confraternita dei Rosa Croce. È interessante notare come il razionalista Cartesio poi aveva questa passione nei confronti di ciò che fosse esoterico, no? come la, la fantomatica eh, confraternita dei Rosa Croce. E pensiamo a John Toland, John Toland, che è di fatto. Il, uno degli ispiratori della massoneria speculativa moderna, il, 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 un illuminista come John Toland, il quale alcuni giorni era razionalista e illuminista e altri giorni invece frequentava i, i, i antichi riti druidici, cioè degli antichi druidi, nei confronti dei, dei quali si sentiva, molto, si sentiva molto affascinato. Ecco, questi sono esempi che se ne potrebbero fare tantissimi. Quindi la modernità è caratterizzata da queste due correnti, da una parte la corrente fredda e la corrente calda. Ed ecco perché, ecco perché l'ossessione eh, nei confronti della stregoneria, eh, la caccia alle streghe, che poi torna a ripetere, fu un fenomeno tipicamente dei paesi protestanti piuttosto che dei paesi cattolici si spiega eh, per questa caratterizzazione appunto della modernità. Essendo un fenomeno moderno che non ha nulla a che fare al di là di quello che dice Umberto Eco, al di là di quello che scrive Umberto Eco, al di là di quello che era rappresentazione filmica di questo grande falso storico che è stato il eh, falso romanzo storico che è stato il nome della rosa non fu Assolutamente la storia è un fenomeno medievale. Vengo a conclusione, solamente pochissimi minuti, per chiedere e per chiederci perché poi a me non piace fare solamente storia, ma eh, piace fare teologia della storia. È chiaro che la teologia della storia, una buona, corretta, ehm, seria teologia della storia non può prescindere dalla conoscenza della storia. Però il campo della storia, che deve essere eh, chiaramente raccolta di informazioni scientificamente provate, documentate, eccetera, il campo della storia deve aprirsi poi ad una prospettiva ulteriore, che è la prospettiva della teologia della storia. La teologia della storia significa ess essere convinti che la storia è un campo di battaglia tra eh, il bene e il male eh, da una parte, come dice il primo grande teorico della teologia della storia che è stato Sant'Agostino nel De Civitate Dei, da una parte c'è la città di Dio, cioè il bene, dall'altra c'è la città dell'uomo, cioè il male. Queste due città si fronteggiano, non sappiamo quante battaglie potranno arridere all'una e arridere all'altra, dipende poi dalla Libertà dell'uomo che decide di schierarsi da una parte o schierarsi dall'altra, ma la sorte, le sorti della guerra sono già segnate. È chiaro che vincerà la città di Dio, perché Dio è l'essere eterno, onnipotente, perfettissimo, mentre il male eh, è, è dovuto alla creatura, alla creatura angelica, il demonio e anche all'uomo nella sua utilizzazione negativa, della, nella utilizzazione negativa della sua libertà allora proprio partendo volendo fare un'analisi teologia della storia partiamo da questa domanda ma al di là di quello che noi abbiamo detto sulla caccia alle streghe come deve essere inquadrato il, storicamente il fenomeno eccetera eccetera ma la strega può realmente esistere? cioè il personaggio della strega può realmente esistere? Ebbene, la risposta, partendo da una prospettiva di fede, perché la teologia della storia non si può fare se non si parte da, una, da un atto di fede, la risposta, partendo da una prospettiva di fede, non può che essere affermativa. Certamente, la strega può esistere. Chiaramente questo non significa, e qui dobbiamo tenere presente quello che è un, um, un dovere da parte di ogni cristiano, utilizzando uno, una buona teologia spirituale. Cioè, dobbiamo tenere presente che, di evitare due errori, cioè l'errore della incredulità, ma anche l'errore opposto della credulità. E, e, quindi la strega può esistere, può esistere tenendo presente due aspetti. Il primo aspetto è quello del rapporto con il demoniaco, possibilità che annovera la teologia. In particolar, modo, in particolar modo la teologia spirituale. L'uomo può avere volontariamente rapporti con il demoniaco, certamente. Qui non si tratta di vedere vedete, il demonio dappertutto, che pure sarebbe sbagliato, eh? ma non si può nemmeno però negare la presenza personale del demonio e tutte le insidie che sul piano anche straordinario il demonio può operare. Quindi, L'uomo, intendo l'essere umano, può volontariamente cercare un rapporto con il demoniaco. E quindi il primo aspetto è questo. Poi c'è un secondo aspetto per rispondere affermativamente alla domanda, a domanda se la strega o meno possa esistere. Ed è quello legato ad alcuni crimini, che sono già condannabili sul piano della legge naturale, a maggior ragione poi sul piano della legge soprannaturale. E qui bisogna fare riferimento soprattutto all'aborto procurato e al beneficio, cioè alla produzione di veleni, eccetera. Lo storico Thurston, che è uno storico molto importante, un padre gesuita, eh, ma eh, che non, non perché padre gesuita animato da intenti apologetici, è eh, uno, studio, uno un storico che è molto attento alle fonti, è uno storico, diceva lo storico Thurston afferma che i delitti degli accusati di stregoneria non erano affatto immaginari. Cioè, effettivamente coloro i quali venivano accusati di stregoneria eh, operavano delle cose estremamente negative, estremamente condannabili. La stereografia poi più recente non mette in dubbio l'autenticità di casi di beneficio, di omicidio rituale anche di um, aborti procurati e via discorrendo. E a questo riguardo sono molto importanti gli studi di uno storico che si chiama Raul Manselli. Raul Manselli. Quindi alla domanda, ma la strega può realmente esistere? Certo, il personaggio o lo stregone possono realmente esistere partendo da una... Corretta utilizzazione di analisi della teologia della, della teologia della storia e considerando questi due aspetti. La possibilità da parte dell'essere umano di volontariamente cercare un rapporto col demoniaco, e l'altro aspetto, la diffusione di alcuni, di alcuni crimini. Ecco, io ho terminato. e Adesso sono eventualmente disponibile qualche chiarimento se c'è, non so. Eh, intanto grazie professore per ha chiarito veramente molti, molti aspetti importanti, eh, tra questi a parte anche l'ultima parte che non è da, da scartare e soprattutto questi ultimi aspetti. Eh, eh, giustamente noi crediamo, non siamo creduloni perché abbiamo delle spiegazioni, e eh, ci sono no eh, a, a ah. certi effetti, a certe situazioni. Il problema è cercare di capire da dove appunto provengono, no? eh. Eh, Mi ha colpito mentre lei raccontava, mi ha colpito eh, la storia, per esempio, perché purtroppo, purtroppo è molto in voga oggi, ehm, che è un'altra fascia, però eh, stiamo lì con l'uso della magia, tra virgolette, che è quello di eh, genitori che hanno perso i figli e proprio dal campo protestante ma guardiamo il caso nascono, sono nati questi sacerdoti li chiamano questi pastori che eh, invocano appunto le anime di questi figli e, e quindi riescono a mettere in contatto e eh, allora lì siamo ovviamente sfioriamo sia le bufale di chi approfitta del dolore di questi genitori eccetera ma ci sono stati casi veramente delicati in cui qualcosa è accaduto ecco ehm, questo ci fa capire credere demonio, ma non essere creduloni anche perché il demonio gioca molto su alcune situazioni psicologiche pensiamo esatto. a, sicuramente alla sofferenza enorme che può avere una mamma che perde un figlio un genitore che perde un figlio perché siamo un po' nel campo come dire, eh, un po' innaturale perché eh, quando, quando un figlio muore, allora in questa situazione particolare il demonio gioca molto. E, e quindi, eh, per esempio, qua siamo nel campo del cosiddetto spiritismo, no? che poi lo spiritismo ha tante eh, spiegazioni, si parte non a caso dal Settecento per poi arrivare ai nostri giorni con spiegazioni molto diverse. Però eh, gli eventuali fenomeni non spiegabili eh, che eh, si riscontrano all'interno dello spiritismo sono tutti quanti attribuibili, devono essere attribuiti alla, alla presenza del demoniaco. Perché il demonio può cercare di eh, far avere successo a queste pratiche in maniera tale da far da indurre quante più persone a utilizzare queste pratiche che costituiscono peccato gravissimo eh? perché le, le pratiche spiritistiche sono peccato molto grave che va contro il primo comandamento e dal momento che l'interesse del demonio è quello di farci peccare perché questo è il suo mestiere eh, e allora approfitta dei no, delle nostre situazioni esistenziali per offrirci quello che è il peccato che più facilmente noi possiamo compiere insomma no? Esatto grazie. Ma sì è vero allora facciamo così eh, facciamo un breve sono le 18.56 ha ancora un po' di tempo professore facciamo un breve Io diciamo che di un quarto d'ora posso ancora rimanere. Perfetto. Allora, siccome okay. un paio di domande già ci sono ecco facciamo sì. così. Eh, diciamo fino stacco. alle sette un quarto posso rimanere Perfetto, grazie sì, professore. Esatto, facciamo un brevissimo stacco così può bere un bicchiere d'acqua e poi due domande. A tra poco. Eccoci tornati, veramente dopo poco. Dunque, eh, leggiamo allora, la prima, eh, la prima è una considerazione eh, di Ivan che dice professore. Allora, ecco qua, si vede bene, sì? Sì. Perfetto. Ok, non mi reputo certo uno storico. Scusate, ma leggendo Voltaire, caro professore, subito mi è saltata all'occhio la sua falsa propaganda. ah, eh. Ma sì, infatti con ogni, con ogni probabilità quando Voltaire parla di 100.000 vittime, in realtà voleva con questo fornire una uh, cifra uh, consistente. Poi è stato abbondantemente superato dalla storiografia postilluministica che è addirittura è arrivata a cifre di milioni. Di eh, condannati al rogo e di condannate al rogo per, per stregoneria. ma È chiaro che la posizione di Voltaire è una posizione assolutamente anticattolica, anticlericale. Voltaire lo si conosce, lo si conosce molto bene, quindi è evidente che non, da questo punto di vista non è assolutamente attendibile. Calugnate, calugnate, qualcosa rimarrà, diceva proprio lo stesso Voltaire. no? Eh. Allora, c'è Paolo che dice, le dice, professore, buonasera, vorrei chiedere un parere su quanto in passato, e spero non più, praticavano la magia bianca, pur dichiarandosi cristocentrici e mariani. Grazie. Ecco allora, approfittare chiara... così, professore, di questo chiarimento che non esiste, appunto, la magia bianca. La magia non esiste. Ne... La magia è una sola, esatto, la magia è una sola ed è qualche cosa assolutamente di. Alternativo al corretto uh, essere cattolici, nel senso che costituisce un peccato grave, che è un peccato che va contro il primo comandamento. Eh, teniamo presente che la magia nelle sue varie esplicazioni è come io ho detto anche in, nel corso della, della trasmissione di questa sera: un'esperienza completamente alternativa a quella religiosa. Perché, mentre nell'esperienza nell religiosa corretta è l'uomo che si sottomette al sacro e serve il sacro, e non a caso il cristianesimo è la religione che è più religione, mi si passi questa definizione, perché è la religione che mette bene in evidenza quello che è l'assolutezza di Dio, l'onnipotenza di Dio e l'eterna creaturalità dell'uomo. Quindi l'uomo anche in paradiso continuerà a essere creatura. Tant'è vero che noi sappiamo che in paradiso conosceremo meglio Dio di quanto lo potremo conoscere, o lo possiamo conoscere adesso, ma il giorno in cui lo potremo conoscere completamente, questo non verrà mai, perché l'uomo rimarrà creatura e Dio ovviamente creatore. Quindi l'esperienza religiosa è l'uomo che si sottomette al sacro e serve il sacro. L'esperienza magica è il contrario, cioè l'uomo che strumentalizza, si sovrappone al sacro, strumentalizza il sacro e invece di servire il sacro si serve del sacro. Ora, al di là delle finalità di questo servirsi del sacro, dove si cerca di fare questa differenziazione, che però è una differ differenziazione che non esiste, tra magia bianca e magia nera, la magia proprio in quanto strumentalizzazione del sacro, utilizzazione a proprio piacimento del sacro, è sempre qualche cosa di idolatrico ed essendo qualcosa di idolatrico è eh, un peccato molto grave. Poi uno può dirsi personalmente quello che vuole, però se pratica la magia eh, è fuori chiaramente da quello che è la volontà di Dio. È ovvio. Allora, eh, poi c'è eh, Anna che le chiede: eh, eh, lo yoga può essere una specie di stregoneria? Allora, io ho dedicato eh, sul, sul web dovrebbe esserci qualche cosa ehm, sul, sullo yoga, se eh, lo yoga è compatibile con eh, il cristianesimo, se ci può essere uno yoga cristiano, eccetera e la mia risposta è ovviamente negativa, perché questo? Perché eh, lo yoga in realtà ha due parti fondamentali, che è il cosiddetto Hatha Yoga e il Raja Yoga. L'Hata Yoga è qualcosa che riguarda, lo, lo si può anche assimilare, lo si può anche intendere come una sorta di esercizio ginnico e che tende effettivamente a una sorta di controllo sul proprio corpo, diciamo così, soprattutto per controllare certe stimolazioni ansiose, eccetera, eccetera. Però l'ata yoga è finalizzato al raja yoga, e nel raja yoga si passa a livelli ulteriori, cioè a livelli in cui uno deve convincersi di non esistere come individualità ma di ritenersi parte integrante di un tutto, che è questa sorta di divino impersonale. Per cui dal momento che la prima parte dello yoga, che è l'ata yoga, non è separabile dal raja yoga, perché l'ata yoga è propedeutica al raja yoga, ecco dunque che non è possibile eh, fare, diciamo, coniugare convinzioni cristiane con la spiritualità, chiamiamolo così, che, eh, dello yoga. Ora, questo, diciamo, tenendo presente la domanda della nostra ascoltatrice, dice ma la, 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 eh, lo yoga è assimilabile alla stregoneria, verrebbe da rispondere di no, ma attenzione, perché no? Non perché lo yoga non sia pericoloso, lo yoga è molto pericoloso, ma siamo su un altro campo di una mentalità tipicamente magica e alternativa alla religione, alla religione, qual è la spiritualità orientale. Perché la spiritualità orientale ha molto di magico, eh? perché come sottofondo la spiritualità orientale, che poi noi vediamo presente nell'induismo, vediamo presente nel buddismo, c'è l'affermazione che l'uomo nella sua uh, realtà spirituale è Dio stesso, è il divino stesso. Mentre, torno a ripetere, nel cristianesimo non si afferma questo, perché c'è uno scarto ontologico infinito tra Dio e la creatura. Ecco, grazie professore. Poi c'era, ehm, allora salvo come siccome stiamo quasi in chiusura. Eh, ehm. E ecco il professore qui ha già risposto: un cartomante si può definire stregone. Conosco una eh. signora che legge le carte, eccetera, eccetera. Eh. Eh, questo sì che va a fare a parte ovviamente di quello che diceva eh. prima il professore. Assolutamente è peccato, non si può, eh. Eh, ma qui la persona. Chiesa la chiesa stessa sì. è stata sempre molto chiara c'è nel catechismo anche della chiesa cattolica addirittura questo fare ricorso alle è, 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 è prima di tutto è prima di tutto sottolineo prima di tutto un peccato gravissimo e poi come elemento secondo è anche un'offesa alla propria intelligenza andare ben da queste certo. persone Esatto. spendere pure dei soldi. Però questo è, però è, però è significativo, eh. mi permetto di dire che è significativo, perché eh, purtroppo succede questo, eh, questo è, un, è uno dei paradossi del nostro mondo. ma che, Su cui Chesterton ha scritto moltissimo. Per esempio, pe, pensiamo alla famosa espressione di Chesterton: quando non si crede più in Dio, si finisce col credere in tutto, no? ma eh, notiamo proprio questo che anche le persone più acculturate no? eh, avendo perso l'orientamento corretto nei confronti di quelle che sono le cose fondamentali del vivere non sanno più giudicare la realtà quindi sono piene di nozioni culturali ma poi cascono dinanzi a ciò che è più sciocco allora prendiamo il Venerdì di Repubblica. Penso che ancora adesso lo conservi, il Venerdì di Repubblica ha la rubrica dell'oroscopo. Ora se si va ad analizzare sociologicamente i lettori del Venerdì di Repubblica, sono tutti lettori con cultura medio alta che hanno bisogno dell'oroscopo per poter, diciamo, essere più psicologicamente sicuri. E questo è significativo, eh? Guardate che la superstizione la fruizione della magia non è qualcosa che riguarda soprattutto le classi meno acculturate, no, oggigiorno è il contrario, riguarda soprattutto le persone più acculturate che hanno ormai perso completamente la bussola orientativa di un sano giudizio, un sano giudizio sulla realtà. Pensiamo quanto la superstizione sia diffusa per esempio nel jet set anche cinematografico, oh, mamma mia. via discorrendo. Io una volta mi permetto di dire, fui, ehm, fui invitato ad una trasmissione della RAI, una trasmissione molto seguita uno mattina, eccetera. Allora mi interessavo di sociologia della religione in maniera molto più diciamo, accurata. E venne intervistato nella fascia oraria tra le 8-10 e le 8. Eh, per un fatto che era accaduto in Grecia, sempre legato a c'era stato anche un omicidio di italiani legato a, a rituali particolari. E eh, prima del mio intervento c'era la rubrica dell'oroscopo. E, e sapendo io come la pensavo, il curatore del programma che mi aveva chiamato, eccetera. Mi disse, dice, professore, noi abbiamo anche tentato di eh, togliere la rubrica dell'oroscopo, oppure ci abbiamo pensato, eccetera, ma lo share più alto c'è proprio in quel momento, c'è proprio in quel momento. Ah, sì, sì, è vero, è vero, è vero, una roba da Matteo. Ma è uno dei motivi per cui tu lo senti dappertutto, lo senti al supermercato, lo senti de qua, lo senti. Dappertutto c'è questo bombardamento Quindi, di oroscopo e, e, e le posso garantire che, oltre al fatto che eh, lascia il tempo che trova e costituisce, quando lo si fa con convinzione, un grave peccato credere nell'oroscopo, nell'astrologia. Ma poi queste cose vengono scritte anche così, eh? cioè ci sia molta competenza sempre nello scrivere sì, queste sì. cose. Ora la gente ha questa dipendenza psicologica perché l'uomo, io dico questo no? e poi concludiamo: l'uomo è come un sacco. Ora il sacco per tenersi in piedi ha bisogno di essere riempito, ma lo sa il sacco si può riempire di oro, ma si può riempire anche di sterco. E eh, esatto. allora, se noi scegliamo il vero Dio, ci riempiamo di oro, se noi scegliamo invece queste cose, la superstizione, la magia, ci riempiamo di sterco. Giusto, eh. esatto, esatto, come accennava Daniele Ministrante, la questione di Halloween è la stessa cosa. Daniele, è la stessa cosa, è superstizione e quindi è esorcizzazione, è esorcizzare la morte. E sì. quindi c'è sono queste su, su, Halloween, su Halloween, in realtà, si deve fare una differenza: cioè un conto è l'origine sì. storica, esatto. altro invece, purtroppo è la fruizione che si, attraverso Halloween viene fatta del magico e soprattutto di, di presentare una certa, offrire una certa confidenzialità col magico ai bambini, e questo è sbagliato. Esatto, si devono esatto, distinguere esatto. i due piani. Esatto, quello poi di. E minimizzare anche la questione sì. della morte, no? Io, noi lo chiamiamo esorcizzare un po' perché ovviamente tutto fa parte di un qualche cosa di magico. Sì, c'è la questione del bene e del male, ma in realtà questi mostri che in verità non farebbero del male e invece, no, proprio in quella notte è legata anche la questione delle streghe, almeno oggi quelle moderne, eccetera, il famoso Sabba e tutte queste cose che farebbero. Ma anche le messe nere, certamente si risveglia anche. Qui bisogna stare molto attenti fra quelli che ci giocano anche per questioni danarosi, per spettacoli, eccetera. È sempre un peccato, naturalmente. E quelli che poi nascostamente fanno davvero sul serio. E infine, Ivan parlava di superbia. Ecco, superbia, e ecco, questa solo. Legata così, alla superstizione. Diciamo, con questo. Ecco, c'è una relazione evidente tra superbia e ricerca di superstizione, il suo esempio precedente. Certo, perché alla base, alla base della magia c'è sempre l'orgoglio, c'è sempre la superbia. Cioè, mentre, mentre l'esperienza religiosa si fonda su quella virtù fondamentale che è l'umiltà, quindi io accetto il mio limite, mi appassiono al mio limite e cerco una risposta al mio limite appartenendo a Dio. Che, perché solamente lui può risolvere la mia vita, nell'atteggiamento magico voglio io essere il risolutore del problema e quindi il divino deve servirmi, il, il sacro deve servirmi, non devo io servire il sacro. E quindi alla fine è una sorta di autodeificazione quello che è presente nell'esperienza magica e quindi è la superbia, l'orgoglio. È ovvio. È vero. Siamo in conclusione. Sì, siamo in conclusione Carmine. Sì, andiamo. Ecco. siamo no, in conclusione, volevo soltanto dire se si vogliono fare altre domande al professore di andare sul sito www.tre sentieri. IT, iscrivervi alla newsletter, magari anche sostenerlo, e rivolgervi direttamente al professore. Ecco. E poi vi ricordiamo di iscrivervi anche al canale YouTube, il nostro, quello dei Tre Sentieri. Cliccate anche la campanella, fate un po' i campanari, eh, così resterete aggiornati. Sì, anche perché il professore tutti i giorni fa appunto piccoli, veramente sono piccole perle, ecco. Eh, di aiuto, di apologetica anche per le situazioni che stiamo vivendo oggi eh, quindi seguitelo ecco, grazie professore per la sua disponibilità grazie a voi, grazie, grazie a voi figlio. di tutto grazie. grazie laudetur Jesus Christus sempre, sempre laudetur. laudetur Ave, Ave Maria, Maria. Ave Maria.